La redazione informa Diocesi ricorda che continuano le lezioni del corso di formazione tra conoscenza e valorizzazione organizzato dall'Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Acireale, unitamente all'Associazione Cento Campanili, rivolta a chiunque intenda acquisire una conoscenza di base sul valore dei beni culturali ecclesiastici, cogliendo in essi tra arte, storia, catechesi, liturgia e conservazione dei beni artistici. Questo pomeriggio, presso la sala conferenze del Museo della Basilica di San Sebastiano, con inizio alle ore 15, Leda Vasta, docente di storia dell'arte, tratterà Arte e fede nella pittura di Pietro Paolo Vasta e della sua scuola, mentre alle 17 Antonio Torrisi, bibliotecario e socio fondatore di Cento Campanili, relazionerà su turismo religioso, associazionismo ed accoglienza per una migliore fruizione dei beni culturali ecclesiastici. Inoltre, questo pomeriggio nella Cappella del Divino Amore presso la Basilica dei Santi Apostoli Pietro e Paolo in Acireale, si inaugurerà la mostra dal tema Iconografia del Venerdì Santo ad Acireale, ieri e oggi. Arredi, immagini ed oggetti sacri custoditi dall'Arciconfraternita del Santissimo Crocifisso in San Pietro. L'inaugurazione sarà preceduta alle ore 18 dalla conferenza tenuta da Don Gaetano Pappalardo, segretario vescovile, dal tema La spiritualità della croce. Si ricorda che la mostra sarà visitabile fino a domenica 26 ottobre dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20. Infine, la redazione informa Diocesi ricorda che Periferie, cuore della missione è lo slogan scelto per la Giornata Missionaria Mondiale 2014. L'ufficio missio della Diocesi di Acireale ha organizzato una serie di iniziative in occasione dell'annuale giornata missionaria. Questa sera, in Piazza Duomo ad Acireale, dalle 20 alle 23, si terrà la tradizionale degustazione multietnica, mentre domani, domenica 19 ottobre, nella chiesa Maria Santissima del Rosario di Cosentini, con inizio alle ore 20 e 30, il coro missio Madagascar Angels si esibirà in concerto.